Macro categoria imprese, categoria telecomunicazioni. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership telecomunicazioni. Andiamo a leggere la motivazione. Per confermarsi per il secondo anno consecutivo un'eccellenza e leader nella realizzazione di impianti in ambito energetico e per le telecomunicazioni, per garantire servizi innovativi e di alta qualità e inoltre per rappresentare una realtà di riferimento per le comunità locali, come dimostrano i preziosi contributi donati ad enti pubblici in questo periodo di emergenza sanitaria. The winner is SIAT Installazioni. Particolarmente Ecco, felice. arrivo, arrivo, arrivo. So che c'è la voglia di dire, volevo salutarvi prima, grazie, perché sentivo già ovviamente il commento e il ringraziamento. Intanto introduco gli ospiti, insomma, anzi i vincitori, perché è la parola più giusta. Saluto Gianluca Limatola, direttore generale SIAT Installazione, Francesco Limatola, amministratore delegato, e poi vedo che naturalmente c'è il team al completo. Bentrovati. Grazie, grazie, buonasera. Ecco, buonasera. Allora, stava parlando Francesco Limato, l'amministratore delegato, un commento appunto su questo riconoscimento. Beh, questa conferma ci rende particolarmente orgogliosi. Mi piace ricordare che all'incirca un anno fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, avevamo appena tagliato il traguardo dei 400 dipendenti. A distanza di un anno, a distanza di un Covid, tra l'altro, ci ritroviamo con il traguardo dei 500 dipendenti. E che questo credo che sia per noi l'aspetto più entusiasmante, che ci ripaga di tanti sforzi che facciamo. Infatti, la SIAT Installazione è un'azienda di famiglia che ha la fortuna di aver già di fatto attuato il passaggio generazionale. Infatti, attualmente è gestita dai primi tre della seconda generazione, che a giorni saranno affiancati dal quarto, che ha deciso di chiudere la sua esperienza di lavoro europea. La fortuna dell'azienda poi si prolunga e si consolida della grande squadra di collaboratori, della quale andiamo anche qui, andiamo particolarmente orgogliosi, ed è a loro che io penso che sia giusto dedicare questo graditissimo riconoscimento. Ecco, Certo. una piccola variazione sul tema, che poi è una cosa, un argomento di grande importanza, di grande attualità, è la presenza del sociale, che mi pare che sia stata anche notata da chi poi ha deciso di darci questo gradito pensiero. E beh, credo che la presenza del sociale credo che sia un'esigenza imprescindibile nel mondo attuale, Certo. dove il successo di un sistema paese non può prescindere ed è strettamente legato al comportamento etico delle imprese, nonché alla sensibilità sociale ed ambientale, dell'intera struttura dell'azienda. Io sono convinto che, l'imprenditore proiettato nel futuro deve recuperare tutti i valori fondanti della socialità, e deve essere animato dal coraggio di percorrere strade sempre innovative con entusiasmo, che ai giovani qui presenti non manca, e però con grande umiltà. Giusto. No, assolutamente, guarda, bellissime parole. L'umiltà, mi riaggancio a quello che lei stava dicendo in ultima battuta, e sicuramente il risvolto sociale è stato notato, l'abbiamo messo in evidenza nella motivazione. Peraltro, insomma, non poteva essere altrimenti visto il contesto, ed è stato evidenziato anche questo, di emergenza sanitaria. Gianluca, direttore generale, insomma, una parola anche da parte sua, chiaramente riagganciandosi sicuramente alle parole di Francesco, e cercando di capire
capire anche come vi state approcciando, no, verso il futuro alla luce dei risultati ottenuti fino a questo momento. Grazie. Noi ci stiamo orientando sempre sulla strada della tecnologia, dell'innovazione e della diversificazione. In qualche modo abbiamo seguito questi pilastri negli ultimi anni e ci hanno dato ragione da un punto di vista della crescita. Tra l'altro, quest'anno particolare noi lo stiamo vivendo perché ancora in corso ovviamente l'emergenza del Covid, e lo stiamo vivendo cercando di dare il nostro contributo sia dal punto di vista dei servizi che eroghiamo, perché lavorando nelle telecomunicazioni e nell'energia non ci siamo mai fermati, e anzi, addirittura abbiamo dovuto intensificare le nostre attività. E quindi, diciamo, dal nostro punto di vista abbiamo cercato anche di dare dei piccoli contributi che possono essere poi, diciamo, visti poi come in realtà dei risvolti importanti da chi li riceve. Assolutamente sì, e quindi intensificando, visto che siamo partiti anche col discorso del team, una battuta conclusiva da parte di tutte e due, se volete magari riparto ancora da Gianluca, insomma, intensificando quelli che sono i rapporti, proprio le sinergie tra le persone, no? Con le quali lavorate. Assolutamente sì, diciamo che oggi è fondamentale la comunicazione e ancora di più perché ci stiamo abituando ad utilizzare strumenti digitali come quello che stiamo utilizzando noi in questo momento e quindi bisogna essere in grado di trasformare il modo, diciamo, di lavorare cercando di mantenere vivo il concetto del team anche in forma non fisica. Certo, esatto, anzi, se si riesce a fare e se si riesce a ottenere l'effetto, no, di comunicazione, appunto, a distanza si è fatto ancora di più. Francesco vuole aggiungere qualcosa? Indubbiamente quella dell'innovazione la stiamo vivendo come una necessità spinta da un lato da questa emergenza sanitaria che purtroppo stiamo vivendo, ma lo vediamo tutti i giorni anche in relazione a quelli che sono gli indirizzi europei che spingono l'Italia, che forse non brilla tra i paesi europei come spinta all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, e ci ritroviamo ad avere una spinta forte dall'Unione Europea e in particolare dalla Presidente della von der Leyen, proprio ad andare in questa direzione, verso la digitalizzazione e verso la trasformazione, verso la green economy. Quindi sono i due temi di fondo che riguardano la nostra attività. Assolutamente. Allora io rinnovo i complimenti a tutti voi, a tutto il team. Ringrazio Gianluca Limatola, direttore generale, Francesco Limatola, amministratore delegato di SIAT Installazioni e naturalmente al prossimo riconoscimento. No, ci sentiamo presto. Grazie, complimenti a tutti. Molto piacere. Complimenti a tutti. Grazie, buonasera. Arrivederci.